il diritto alla mobilità personale. Questo è un messaggio rivolto a tutti i politici, i decisori nel settore dei trasporti e i giornalisti. La maggior parte delle persone, quando vogliono andare da qualche parte, prendono la propria auto. Per i ciechi e gli ipovedenti, questo non è possibile. Dobbiamo programmare il nostro viaggio e l'assistenza fino a 48 ore in anticipo. Immaginate se voi doveste aspettare 24 ore per poter prendere la vostra auto. Il diritto umano alla mobilità personale è sancito dall'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 11.2 e dall'articolo 20 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Secondo questa convenzione, noi dobbiamo avere la possibilità di programmare, prenotare, pagare e verificare le condizioni del nostro viaggio da soli. Sfortunatamente, è ancora molto difficile acquistare un biglietto e sapere quando il tuo treno è in ritardo se sei una persona con disabilità visiva. Abbiamo bisogno che agiate ora. Fate in modo che possiamo trovare il giusto percorso all'interno della stazione, lungo la banchina o quando ci trasferiamo da un treno a un bus. Attivate gli annunci sonori nelle stazioni ferroviarie e nei bus per darci informazioni su quando stiamo partendo, qual è la prossima fermata e qual è la destinazione verso cui stiamo viaggiando. Rendete disponibile l'assistenza ovunque, gratuitamente e all'orario che abbiamo scelto noi, non dopo 24 ore. Vi preghiamo di condividere questo video e di rendere tutti i trasporti pubblici accessibili alle persone cieche e ipovedenti. Potete rivolgervi a LUICI, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus APS, www.uici.it, associazione aderente all'Unione Europea dei Ciechi, EBU. Questo video è stato realizzato con il sostegno del programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza dell'Unione Europea.